questo momento ciò che si sta vedendo più all'inizio è anche ciò che si sta vedendo in altre strutture sanitarie, ovvero una situazione dove c'è una presenza ormai identica, esatta nella comunità delle persone che vivono all'esterno e anche del personale sanitario amministrativo che abita a Milano. Questo è la situazione inquietante anche alla luce di ciò che succederà nel prossimo futuro e di quanto dovremo attuare con interventi ancora più restrittivi rispetto a quelli attuali. In questa struttura 11 pazienti sono stati riscontrati positivi. L'importante però è ribadire che sono stati pazienti individuati attraverso un'azione proattiva, ma pazienti che asintomatici, lo sono ancora e non sono più al più albergo di lusso perché sono stati prontamente smistati secondo le indicazioni regionali nelle strutture ricettive. In una comunità di minori non presente nella parte principale sono stati individuati due giovani sempre in un'ottica di una contact tracing in caso positivo. Questo è. Per quanto riguarda i dipendenti, sono 3 positivi al più albergo Priuzzi, 2 positivi nella struttura di Merate, questi non hanno creato o comunque non sono individuate presenze di positività con gli ospiti. Milano si trova nella situazione di Bergamo e di Brescia, con una presenza diffusa nella comunità.